Ciao da Federico, oggi sono qui nel mio parco giochi con questa bellissima bestia, questo mostro della Lanke Lazy MG740, la bici più potente elettrica che abbia mai provato, un doppio motore brushless a mozzo sia nel mozzo posteriore da 1000 watt e anche su quello anteriore da 1000 watt con una potenza assurda, non bisogna dargli troppa confidenza perché questa è una bici che se sbagli a accelerare ti scalcia via dalla sella. Infatti è super divertente, ma all'inizio bisogna prenderci confidenza. Un telaio molto compatto, un ammortizzatore solo nella forcella anteriore, ma che ti consente bello largo di avere una grande tenuta e un controllo bello sincero. Non avendo un ammortizzatore a posteriore assorbirà meno le buche, ma riesce ad avere un controllo molto migliore. Inoltre, avendo la doppia trazione, quando andiamo a inserire il doppio motore anteriore e posteriore si è incollati a terra, basta dosare solo la velocità, il resto è puro e proprio divertimento. Ma allora andiamo a vedere come si comporta, la sua velocità massima, com'è il suo comportamento, le sue due facce quando è limitata a 25 km/h, quindi il motore è limitato a 250 watt nominali, e invece quando si trasforma, quando si va a sbloccare la sua velocità e abbiamo la potenza massima dei motori. Poi torniamo qui per vedere le mie considerazioni su questa bici e le sue caratteristiche specifiche. Come si comporta in modalità limitata? Avremo in livello di assistenza 1 una piccola spinta da parte del motore solo del 20%, che mi porta una pedalata naturale ai 15 km/h. Se vado a inserire livello di assistenza 2 non sento una grande differenza, ma comunque una spinta del motore del 40%. Livello di assistenza 3 mi porta già quasi alla velocità massima, anzi mi porta ai 25 km/h. Poi il motore andrà a staccare. Livello di assistenza 4 e 5 invece avrò la spinta del 100% del motore, che comunque andrà a staccare ai 25 km/h. Per passare da motore singolo a motore doppio basta fare una pressione di 3 secondi sul tasto più e passo in dual motor entrambi i motori attivi. In modalità bloccata, quindi a 25 km/h, si sente un motore molto tranquillo, una spinta molto graduale e sicuramente una bici molto maneggevole e non è brusca, orientata più a fare chilometri che avere prestazione. Quindi quando si va a limitare la velocità massima ai 25 km/h si va anche a limitare la potenza nominale a 250 watt nominali. Si comporta come una normale e tranquilla bici. Certamente quando andiamo a fare delle ripartenze la spinta si sente del doppio motore, ma è molto tranquilla. Vado a testare la velocità massima, motore doppio, livello di assistenza 5, la ruota davanti inizia già a patinare, uno scatto veramente molto potente, in un attimo mi porta ai 36, 38, 40 km/h, è come una moto, è potentissima, in brevissimo tempo riesco a raggiungere i 48 km/h di solo acceleratore, un mostro! Come si comporta con motore singolo? Si ha una spinta molto minore rispetto al doppio motore, chiaramente più progressiva, ci mette più tempo a raggiungere i 30 km/h, prima in un attimo riusciva a raggiungerli, ma comunque riesce a spingere il mio peso di 87 kg, 1,88 m, fino ai 37-38 km/h. 39 senza nessun problema. Vado a effettuare anche un test di velocità massima, doppio motore ma in pedalata assistita, vediamo come si comporta. L'assistenza parte quasi immediatamente, una spinta veramente pazzesca con la pedalata, quindi con l'aiuto anche della forza delle mie gambe riesco a raggiungere molto velocemente 48 km/h. Le gambe girano veloci ma mi permettono di arrivare fino ai 50
chilometri orari, veramente una moto. In pochi secondi si può bloccare o sbloccare la velocità massima, basterà premere più o meno contemporaneamente, si entrerà nel menu segreto, con il tasto più vado a spostarmi in P3, pulsante info, e qui vado a mettere ad esempio 25 km orari, quindi su strade pubbliche la velocità massima che riuscirò a raggiungere è 25 km orari. Ripremo info, è memorizzato, spengo e riaccendo. Tutto cambia quando si va a sbloccare la velocità massima. Adesso sono anche in modalità doppio motore, quindi integrale. Livello di assistenza 1 è una bici tranquilla, anche 2. Livello di assistenza 1 mi darà un 20% di spinta. Livello di assistenza 2 un 40. Livello di assistenza 3 un 60. Ma io vado già al livello di assistenza 5. Qui si vola. La bici è molto compatta, ha una bella geometria e mi fa stare in piena sicurezza. Sono i 47 km orari su un terreno sterrato, eppure sono con il pieno controllo. Ammortizzatore anteriore veramente molto stabile, anche questo manubrio mi dà la massima sicurezza alla massima velocità anche in questo tratto. Wow, con queste avvallamenti, grazie anche a queste ruote FAT, anche in curva si riesce ad affrontare la piena velocità, metterla bella in piega. Il doppio motore ti dà subito la spinta per uscire dalle curve, freni potentissimi che ti permettono di cambiare molto velocemente il tuo percorso, e poi si rivola, ci si riesce a muovere e avere subito spinta. L'anteriore che va a scaricarsi in accelerazione e va a patinare la ruota anteriore, un pieno controllo, e poi subito con l'acceleratore o dando una pedalata si ha la spinta del motore che ti riporta ad alte velocità. È un attimo continuare a viaggiare oltre i 30 km orari per portarsi poi nei rettilini a 40 km orari. Certamente l'impianto frenante da 180 mm ti dà la piena sicurezza, abbinato a un'impronta così larga ti consente di fermarti veramente in pochissimo spazio. Una batteria enorme di qualità Samsung da 48 volt e 20 ampere ora, 960 watt ora, rimovibile grazie a due chiavi, si rimuove molto velocemente e possiamo andare a ricaricare non solo la bici quando è inserita la batteria, ma possiamo andare a staccarla e ricaricarla in casa. Ci sono anche 4 led e un tasto per vedere quant'è la percentuale di carica della batteria qui nella parte superiore. Lateralmente troviamo un piccolo coperchio che va a proteggere il connettore per la ricarica e anche un tasto on off della batteria. Troviamo due motori da 1000 watt brushless senza spazzole di ultima generazione, sono identici, con una potenza infinita riescono a spingere in qualsiasi salita, addirittura nelle salite dove altre bici non possono spingersi perché non riesci neanche a pedalare, devi mettere tutto il peso del corpo in avanti, questa di solo acceleratore ti porterà su. Quando si attiva il singolo motore va solo il motore posteriore, si ha già una grande potenza. Quando si va a inserire il secondo è veramente una bestia, bisogna gestire la sua potenza, si fanno salite dove nessun'altra bici può fare. Grazie alla potenza del doppio motore, quando si ha la modalità sbloccata, veramente non c'è nessun limite di pendenza che non può superare. Un impianto frenante con dischi da 180 mm di tipo idraulico, tra i più potenti che ho provato, e grazie a un'impronta così larga di queste ruote fatte che sono da 4 pollici di larghezza, 10 cm, ti consentono o mi hanno concesso di fermarmi anche col mio peso di 87 kg a velocità superiore ai 40 km orari anche su fondi sconnessi in pochissimo spazio e con la massima sicurezza. Troviamo un display visibile anche sotto i raggi solari e qui un comodo pannello per andare a comandarlo. Con i tasti più e meno andremo a inserire i vari livelli di assistenza da 0 a 5, sport, normal o eco. Andando a tenere premuto il tasto più nella parte qui bassa passeremo da singolo motore a doppio motore. Con il tasto info andiamo a muoverci all'interno del menu per vedere i chilometri totali, parziale, velocità massima, velocità media. Abbiamo la possibilità col tasto meno di inserire la funzione camminata. Con il tasto accensione fare andiamo a accendere il fanale anteriore, si cambierà anche la luminosità del display. Nella parte alta troviamo 5 tacche, ogni tacca va a indicare un 20% della percentuale della batteria. Nella zona centrale invece andiamo a vedere la velocità alla quale stiamo andando. Nella parte destra troviamo il comando del cambio posteriore monocorona Shimano, col tasto lì sotto andiamo a mettere un rapporto più duro, con la leva sopra andiamo a mettere un rapporto più morbido. Nella manopola destra si trova anche un acceleratore
acceleratore rapido. Delle leve del freno in alluminio con sensore power off, quando andiamo a premere una delle due leve andrà a disinserirsi immediatamente l'assistenza del motore, e anche una piccola vite che ci permette di regolare a seconda delle nostre esigenze la sensibilità della frenata. Un faro a led, 4 led all'anteriore, veramente molto potente per essere visibili sia di giorno che di sera. Con una chiave a brugola possiamo andare a regolare invece l'angolazione del manubrio per trovare la posizione più corretta. Delle manopole in gomma, sinceramente avrei preferito delle manopole con un miglior grip, perché se abbiamo le mani sudate diventano scivolose. Un ammortizzatore che ho trovato ottimo all'anteriore, con la possibilità di regolarne anche la corsa o di bloccarlo completamente. Dal lato opposto troviamo questa ghiera per regolarne anche il precarico. Dei parafanghi in plastica che comunque sono molto utili per non sporcarsi in giornate come questa di oggi, quando è molto fangoso, sia al posteriore che anche all'anteriore, collegati con una staffa in metallo, in questo caso alla forcella, invece nel posteriore è collegato direttamente al telaio. Dei copertoni Chao Yang che ho testato in vari modelli, sono molto scorrevoli su asfalto, ma anche una bella tessellatura per andare su sterrato, su fango, anche sabbia. Dei pedali in metallo con il classico catarifrangente e dei pin per avere un'ottima presa con la suola della scarpa. Una sella sicuramente molto comoda, anche se non bellissima da vedere su questo modello, cosa che mi è piaciuta molto, oltre che all'imbottitura che va a assorbire un po' di colpi, anche le molle che sono qui al suo interno, che ci danno una grande comodità in sella. Un cavalletto bello robusto che riesce a sorreggere tutto il peso della bici tranquillamente. A volte me lo chiedete, nel motore non è presente nessun marchio di potenza, solo di 48 volt e dei numeri di serie. Un peso di 34 kg, generalmente per bici di questa tipologia siamo attorno ai 31-32 kg, ma questa, avendo anche il motore a mozzo sulla ruota anteriore, va a incidere un paio di chili in più. Un telaio compatto, bello resistente, in alluminio 60-61, che riesce a supportare carichi fino ai 180 kg, quindi una, due persone o persona più cose fino ai 180 kg, un telaio quindi solido, adatto anche a terreni come questi sconnessi. Un grado di impermeabilità IP54, quindi si può andare anche sotto la pioggia, ma non va lasciata sotto la pioggia. Abbiamo 5 livelli di assistenza, ogni livello è stato progettato per avere una certa percentuale di potenza del motore, quindi nel livello di assistenza 1 avremo una spinta del 20%, livello di assistenza 2 di un 40% da parte dei motori, e così via, per arrivare al livello di assistenza 5 avere il 100% di assistenza. Questo vale sia con motore singolo o con doppio motore, quindi la potenza andrà erogata in base al livello in percentuale. Una batteria molto capiente, 960 watt ora, quindi permette di fare anche lunghi chilometraggi utilizzando i primi livelli di assistenza e magari non sempre il doppio motore. Si può arrivare fino ai 100-120 km di autonomia. Io personalmente l'ho utilizzata sempre con doppio motore alla sua massima potenza, perché è troppo divertente, non riesco mai a scendere da questa sella quando mi metto lì sopra, perché è puro divertimento. Sono riuscito a raggiungere con il mio peso di 87 kg i 60 km di autonomia, però sbloccata e alla massima potenza, puro divertimento. Un cambio Shimano Altus, 7 rapporti, monocorona, l'ho testato in tantissimi modelli, mi è piaciuto in particolare questo perché, visto che la potenza è così elevata, ci consente di andare ai 50 km orari anche pedalando, quindi una bella rapportatura lunga grazie anche a questa guarnitura così grande. Ti consente di fare salite anche di pendenze impossibili grazie alla potenza dei motori. Nel complesso una e-bike Fat, una Lanklase MG 740 Plus, che mi ha stupito, non solo mi ha fatto divertire, ma mi ha stupito la sua potenza, anche la qualità dei componenti, sia per quanto riguarda l'impianto frenante, per le geometrie che sono state sviluppate per questo telaio che ne danno un ottimo controllo, e anche la forcella ammortizzata, che mi è piaciuto molto per il suo rilascio e compressione. Quindi sono riuscito anche su terreni sconnessi dove c'erano avvallamenti ad avere sempre pieno controllo e non avere il manubrio che continua a saltare o comunque a dare una risposta molto brusca. In questo caso hanno sviluppato nell'insieme potenza ma abbinata al controllo. Cosa che mi piace molto è anche la possibilità di regolare l'inclinazione del manubrio per adattarla perfettamente alla nostra altezza. Basterà una chiave a brugola, che comunque si trova all'interno della confezione, e andare a regolare il manubrio in base alla nostra altezza e alle nostre esigenze, alla postura che vogliamo avere in bici.
arriverà all'incirca in 5-7 giorni lavorativi dal momento dell'acquisto. Il montaggio è molto semplice, arriva preassemblata al 90%, basterà andare a montare il manubrio, sono 4 viti, i due pedali e la ruota anteriore e anche il cavo della ruota anteriore, che comunque è rapido. È più difficile spiegarlo che farlo, perché è molto semplice. Vi lascio in descrizione il link per andare a vederla, volendo anche acquistarla avrete anche il mio codice sconto che vi permetterà quindi di acquistarlo a un prezzo inferiore. Spero che questa recensione vi sia stata utile, alla prossima, ciao da Federico.